Siamo finalmente tornate con un altro episodio delle nostre regne ricette. E oggi prepareremo un piatto che si vede nella principessa Ranocchio, ovvero i fantastici vigneri di Anna. O come li chiama Charlotte, i vigneri K-uomini, che ci hanno sempre fatto venire l'acquolina in bocca. Cominciamo dagli ingredienti. 400 g di farina, 30 g di zucchero, un uovo, 10 g di lievito di birra, un cucchiaino di sale, 250 g di latte, olio di semi, miele, zucchero a velo, limone e 30 g di burro. Come prima cosa mettiamo a scaldare il latte in un pentolino, senza mai farlo bollire, quindi mi raccomando, controllate di tanto in tanto la temperatura. Versiamo il latte nel burro e lo zucchero e mescoliamo finché non si saranno sciolti e amalgamati tutti gli ingredienti. Quando il composto si sarà intiepidito, aggiungiamo e facciamo sciogliere anche il lievito di birra. Infine uniamo l'uovo, la vaniglia, un po' di scorza di limone e lavoriamo il tutto con una planetaria o anche semplicemente con delle fruste elettriche. Mescoliamo il sale con la farina e un po' alla volta lo aggiungiamo all'impasto. Continuiamo a lavorare l'impasto finché non otterremo un composto morbido ma non appiccicoso. Adagiamo l'impasto in una ciotola precedentemente oliata, copriamo con un panno e lasciamo lievitare per almeno 2-3 ore. Passato il tempo, possiamo stendere l'impasto su un piano di lavoro infarinato. Lo spessore della pasta deve essere poco meno di un centimetro. Con una rotella formiamo tanti quadrati con una larghezza di circa 6-7 cm. Mettiamo a scaldare l'olio di semi in una padella e quando sarà pronto friggiamo i nostri bignè. Ci vorrà davvero poco, non appena prenderanno colore e si gonfieranno, girateli nell'altro lato. Cotto anche il secondo lato, trasferiamoli su un vassoio con carta assorbente. Infine aggiungiamo il miele, lo zucchero a velo e... assaggiate che bontà! Thank you.